Dagli studi di Radio Free Station, buon pomeriggio. Ringraziando gli ascoltatori, tutti, il salotto di Mirtilla, la rubrica settimanale radiofonica, presenta oggi Salda Vinci. Ladies and gentlemen, Mirtilla! Buonasera ai nostri ascoltatori di Radio Free Station. Questa sera abbiamo Napoli qui in Radio Free Station, rappresentato dal grande cantante Sal Da Vinci. Ciao Sal! Buonasera, buonasera a tutti, buon pomeriggio. Qui in Italia naturalmente sono altri orari, e quindi col fuso orario voi praticamente sono le ore 14 da voi, sì, giusto? Sì, sì, infatti. Perfetto, un saluto. Noi stiamo facendo colazione, Sal. Voi fate colazione, io tra pochissimo andrò in scena con lo spettacolo Sinfonia in Sal Maggiore, che negli ultimi mesi mi vede protagonisti nei teatri, e quindi sono veramente... anzitutto felicissimo di parlare con voi, di parlare e di farmi ascoltare da tutti gli italiani che vivono nella città dove io sono nato. Eh sì, è vero. No, perché tu sei nato a New York. Sì, giustamente. Infatti. Io sono nato a New York, sì. Sono nato a New York. Infatti questo spettacolo racconta un po' con la mia vita, sempre sospesa tra Napoli e New York, tra il blues e la canzone napoletana, tra la statua della libertà e Santa Lucia. Insomma, mi sento un pochino un pendolare dei sogni. Difatti questo spettacolo sto portando in giro in teatro, che si chiama Sinfonia in Sal Maggiore, dove comunque ho registrato anche un live che presto vi farò avere, un doppio CD live, e racconta questo spettacolo come si può vivere su una nave da crociera con una grande orchestra in un teatro di una nave da crociera, come si può vivere la musica, quella musica che ha reso anche famosa la nostra cultura musicale italiana, grazie naturalmente al mare che ha sempre contaminato le culture, e i grandi tenori che hanno portato il nostro linguaggio musicale, le grandi canzoni dei grandi poeti in giro per il mondo. Partendo da Caruso a venire ai tempi nostri. Sì, sì, partendo da Caruso arrivando ai giorni nostri. È molto bello. Io tra l'altro volevo salutare affettuosamente molti amici che in questo momento si trovano e vivono negli Stati Uniti. Il mio amico, grandissimo amico Pasquale, a Mario, naturalmente vi dice poco tutto questo, ma lui ha un bellissimo locale a Hoboken, dove è nato il grande Frank Sinatra, e poi ha nel New Jersey ha un altro ristorante, una pizzeria che è molto frequentata dagli italiani. E quindi voglio dire, tutte le persone che spesso mi capita di incontrare quando vengo negli Stati Uniti e nei miei confronti veramente mi danno tanto amore e mi fanno sentire a casa mia, nonostante io sia nato proprio lì, però vado sempre via con malinconia, perché mi piacerebbe, come dire, viverle anche nel quotidiano. Eh sì, io ti dicevo prima all'inizio ottimo. Abbiamo la bellezza di quattro napoletani, proprio doc come te. Abbiamo appunto Max Primo. Massimo, vuoi intanto tu fare una domanda al nostro Sal? Eh sì, ciao Sal, buonasera ciao, per te. Tutto bene? Eh sì, bene, noi sappiamo bene. Che ormai sei un figlio d'arte, quindi un caro ricordo del tuo papà, che è stato un grandissimo cantante che ha portato un po' Napoli in giro per l'Italia, per il mondo e per tutto, diciamo, il mappamondo, in effetti. Quindi siamo qui entusiasti di averti ospite nella nostra grande radio. E io sono contentissimo perché ogni volta che io metto piede nella grande mela, ricordo
tutti quei racconti di mio padre e degli incontri, della musica, insomma, voglio dire, un po' mi porta malinconia, perché mi piacerebbe, ecco, che in questo momento riuscissi a raccontarlo insieme a lui tutto questo. Però lui sicuramente dall'alto mi sostiene, e sicuramente dall'alto mi darà la forza per fare sempre meglio tutti i giorni. L'abbiamo visto in tantissime cose, che ormai sei un grande pure tu, quindi stai seguendo veramente le grandi urme del grande Mario. Quindi io il prossimo anno sicuramente inizio nel prossimo autunno, sicuramente verrò lì per alcuni concerti, e spero veramente magari di fare un salto nel vostro studio. Certo, sarà per noi un grande onore. Vediamo un attimino, Pino invece, altro grande napoletano, patito di Napoli e non solo. Vai Pino. Ciao Pino, abbiamo un'amica in comune, Anna Senese, la figlia di James. La figlia di James, come conosco da molto tempo, figlia di un grandissimo artista. Infatti, io ti volevo chiedere una cosa subito a bruciapelo, come si dice a Napoli, questo lato da Tarong subito. Come mai, io ho seguito Sanremo, raramente lo faccio, ma l'ho seguito, e nella mia piccola esperienza musicale dico, come mai è stata esclusa Nanà per prendere altri brani che secondo me non hanno la stessa bellezza di quest'opera scritta dal grande Renato Zero e magistralmente interpretata da te e dagli altri due colleghi tuoi? Allora, chiariamo questa cosa. Io non ho presentato in questa edizione Nanà, ma l'ho presentata in un'altra edizione. Sono scelte artistiche, sono scelte editoriali, ci sono probabilmente altri meccanismi che a me sinceramente non mi va neanche di parlarne, per cui preferisco continuare a fare quello che faccio. Lo faccio con grande passione, lo faccio con immenso amore e rispetto per il pubblico. E questa canzone Nanà, che ho scritto con il grande Renato Zero, naturalmente è una grandissima e meravigliosa lettera d'amore che Renato ha voluto scrivere per la mia terra, per la nostra terra, per la terra di tutti. Questa città che è ancora capace di emozionarci così tanto. Ha avuto questa grandissima accoglienza e grande risposta del pubblico, proprio perché è entrata subito nel cuore di tutti. Non è una lettera pretenziosa, ma è una lettera, una dedica d'amore di una Napoli aperta, di una città aperta. Ringrazio anche chi comunque ho coinvolto, perché comunque ho voluto al mio fianco due artisti della mia terra, che vivono nella mia terra, che respirano tutti i giorni la mia terra, che è Franco Ricciardi e Andrea Sannino. Infatti. Certo. Io la cosa che ti dico, sempre in merito a questo brano, a quest'opera, logicamente, a parte il fatto che dopo due volte che l'ascolti ti rimane dentro e la si schietti tranquillamente, e poi comunque la tua risposta, che non è una risposta ma è molto chiara, cioè il messaggio tuo che hai detto in questo momento è arrivato molto, in modo molto chiaro, e ti ringrazio. Grazie a te e grazie a tutti voi, Massimo. No, io volevo chiedere una cosa a Sale, visto che stiamo parlando un poco della musica, ma parliamo del teatro. So che hai tralasciato un poco il teatro, ti sei più dedicato alla musica. Come mai questa scelta? No, io non ho lasciato il teatro. Oggi faccio il teatro musicale, non è che ho lasciato il teatro. Io sono in teatro, io tutti gli anni sono in teatro inevitabilmente. Però faccio un teatro, il mio teatro, faccio un teatro musicale. Difatti questa esperienza di Sinfonia in Sol Maggiore è un'esperienza molto importante, che... Per la prima ho realizzato un sogno,
quello di mettere e far rivivere una grande orchestra in scena, e questo spettacolo attualmente è campione di incassi, perché oggi è super improduttivo portare in giro uno spettacolo così grande, così enorme, e anche, come dire, antiproduttivo. Ma io, nella vita si possono anche realizzare dei sogni, non bisogna sempre pensare al business, ma pensare a, in qualche modo, a come dire, a innestare degli anticorpi positivi per quanto riguarda il tuo viaggio con la musica, il tuo viaggio con il teatro, il tuo viaggio con l'arte in generale. Quindi ti apprezziamo ancora doppiamente per quello che stai facendo, giustamente. Io spero presto magari potessi portare questo spettacolo negli Stati Uniti. Sono convinto, sono straconvinto che sarebbe un grande successo, perché un teatro è proprio un asse, è un asse, è quel ponte che unisce noi a voi dall'altra parte. Mi riferisco al ponte di Brooklyn, che è dove io sono nato, perché io sono nato in una strada, mio padre viveva lì e all'epoca c'era un ospedale che poi purtroppo non ci sta più, e io sono nato in questo ospedale, a Brooklyn. Quindi quando mia mamma mi racconta tutte le cose degli italiani e anche quelle che vivevano loro, mia madre giovanissima, partì dall'Italia, era già abbastanza grandicella perché papà un mese prima era partito da sola con due miei fratelli, partendo da sola per il sogno americano, per cui è una cosa fantastica, una cosa che mi commuove. E io penso spesso a tanti italiani che hanno lasciato la loro terra per un futuro migliore, per avere una possibilità. E quindi non togliendo merito all'Italia, ma sei nato in una grande nazione, quindi sei nato proprio qui a New York, quindi tranquillamente. Sono nato a New York e sono fiero di essere nato lì con il cuore napoletano. Salvo, volevo chiederti un'altra cosa. Tu hai una carriera lunghissima, cioè praticamente parti da bambino. Però io ho avuto l'onore e il piacere di ascoltarti in uno spettacolo al Sistina a Roma. C'era una volta Scugnizzi di Claudio Mattone. Sì. Ti volevo chiedere, tu sei un uomo d'arte, però che cosa ti ha lasciato quello spettacolo dove tu eri la prima voce? Cioè, Claudio Mattone cosa ti ha lasciato in quello spettacolo meraviglioso? Che io consiglio. Quello è uno spettacolo. È uno spettacolo che un po' mi ha cambiato la vita, è uno spettacolo che mi ha dato la possibilità veramente di crescere anche umanamente. È stato certo. Per me una svolta dal punto di vista di popolarità, però è una cosa che risale agli inizi anni 2000. Ecco perché oggi faccio un teatro musicale, ma anche quello di Scugnizzi è stato un teatro musicale, non è altro certo, che certo. quello. E quindi a proposito però di questo, è stata un'esperienza meravigliosa. A proposito di questo, Salla, ci troviamo a parlare di C'era una volta Scugnizzi. Dopo di te è arrivato dopo che tu hai lasciato quello spettacolo, eri la prima voce della compagnia, c'è arrivato Andrea Sannino. Si vocifera, sì, che Andrea Sannino, logicamente tu canterai per altri 100 anni, è un po' il tuo erede? Ma io credo che al di là di questa parola che spesso si viene usata, che spesso si usa proprio per dare forza a qualcosa. No, ma al di là di questa cosa, erede, non erede, Andrea ha un ragazzo che io naturalmente ho coinvolto in un altro spettacolo che si chiama La Stella a Metà, e ho coinvolto in altre cose ad Andrea, e di fatti l'ultima esperienza di Nanà ho voluto coinvolgerlo, quindi mi sento certo. Anche un po' partecipe di questa cosa. Certo. In effetti nessuno di noi è erede di qualcosa, noi siamo invece eredi o portatori sani di quella napoletanità, di quel suono che ci portiamo nelle nostre viscere, quindi nel nostro DNA,
e fin quando noi come dire, saremo portatori sani di questa cultura, ognuno di noi, ogni artista, ma ogni essere umano è un'entità a sé. Quindi spaccia i ragazzi, anche se Andrea non è più un ragazzo, perché ne è passati 30 anni, e allora però spazia alle nuove leve, spazia ai ragazzi, e spero che facciano veramente tesoro di ogni stretta di mano e di ogni applauso, perché noi dobbiamo tutto al pubblico, senza il pubblico non siamo nulla. Bravissimo, complimenti, è assoluta verità questa. Quindi io intanto vi auguro di trascorrere la vostra vita insieme ai vostri cari amici o alla vostra famiglia che avete deciso di farla vivere appunto negli Stati Uniti, precisamente a New York, e vi auguro veramente una vita serena. Noi siamo qui, voi siete invece quella Napoli che rappresenta all'estero come dire, il bellissimo sentimento, perché il vostro sentimento risiede nel vostro cuore, nel vostro DNA. Spesso gli italiani che vivono all'estero, o i napoletani che vivono all'estero, sono così legati alla loro terra, alle loro radici, alla propria cultura, che certe volte mi sorprende così tanto, perché alcuni napoletani fanno fatica a riconoscere le sfumature, e voi invece respirate, è come quando uno sta lontano e scrive una lettera d'amore alla propria amata. Ecco, voi siete quello. Grazie Salva. Grazie per queste bellissime parole. Ma quando arrivi, qualche concerto qui in America, Salva? Io sono venuto a novembre scorso negli Stati Uniti per due concerti ad Atlantic City e uno in Connecticut a Fastwood. Spero presto di ritornare, mi farò sicuramente portare nei vostri studi, faremo una bella chiacchierata e trasmetteremo un poco di musica, magari parleremo ancora di più. Certamente. Grande live. Grande Sal. Grazie mille Sal. Sappiamo che adesso ringrazio per l'ospitalità affettuosamente a tutti voi in ascolto, vi voglio bene, siete nel mio cuore e non vedo l'ora di raggiungervi per condividere con voi un momento di musica, un momento di insieme. Ecco, spero veramente al più presto di raggiungervi. E ancora saluto il mio amico Pasquale e il mio amico Mario che si trovano lì negli Stati Uniti ormai da un po' di anni, e spesso vengono anche loro in Italia, e ogni volta che se ne vanno si portano un pezzo di aria di Napoli. Perché ne andremo a trovare uno di questi giorni. Sicuramente. Un abbraccio a tutti quanti voi, voglio bene, sempre forza Napoli, sempre, forza New York. Sempre forza Napoli. Ok, grazie Sale, un abbraccione, un abbraccione enorme. Un abbraccione, a presto. Ciao. Prigioniero del tuo eterno incanto, fra quei vicoli che ho amato tanto, che meraviglia sei. Un linguaggio che ti tocca dentro, tu da sola e tutto il mondo contro, il rispetto che non c'è, tu la madre invece noi, non ci preoccupiamo più se esisti veramente tu. Sei anestesia e fantasia, l'assoluta garanzia che questi occhi hanno i colori tuoi. Mai, non potrei tradire mai le emozioni che mi dai, questo mare che ti metti. Stessi destini,
signori nascono signori. E la feccia è sempre là, sporca e senza dignità, come amaro che un fratello cambi faccia pure lui. Sei San Gennaro e l'eresia, sangue, spaccio e crudeltà, ma tu sai come difenderti. Guai a chi non ti rispetterà, sarò sempre qui nanà a sostenere la tua verità. Smorfie e gesti, le mille stagioni.